Ehi, Topina, quanti anni hai? Ma che cazzo te ne frega? Che cazzo è, per parlare? Perché minchia sei un poliziotto. Dai, 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 non ci sono. Per parlare. Sì, stai calmo, va bene, ok? Però tu ti devi muovere, perché voglio andare sì, dentro, va stai bene? Stai calma, c'è anche la tua ritualità. Va bene, ma io voglio andare dentro. Porco via la coca! Sì, guarda! Che c'è il calcio di cui ha bisogno, quindi molla il tipo che con te mi perderai, potresti non rivedermi mai più. Manuel si deve rendere conto che non esiste solo la piazza. Si è iniziato a fare determinate cose da ragazzino, si dice non ti rubi il motorino, poi passi al fumo, poi passi alla bamba. Lui ha avuto sempre solo quello, per quello non potrà mai che essere sempre solo. Sempre solo quello alla fine. Io ho capito. Cioè smazza, dire, non fa delle cose belle, però non è detto che lui farà sempre così, cioè se un giorno o l'altro si riesce a trovare. Ha deciso di andare a fare, piuttosto che smazzare, ha deciso di andare a fare il barista e guadagnarsi. Vabbè, ma quando mai ha avuto comunque poi le possibilità reali di. Dai, non è che i lavori cascano dal cielo, cioè lui se l'è sempre vissuta comoda, però nessuno gli ha mai dato una mano. Oh, ma cos'è quello LSD? Sì. Me lo faresti vedere? Non c'è molto da vedere, sono cristalli in soluzione alcolica. Sì, vabbè, comunque preferisco le pastiglie io. Che fanno schifo, ormai fanno parte di un business talmente grande che non si sa quello che ci mettono dentro, non si sa da dove arrivano. E poi ti portano a quegli sbattimenti tipo discoteca, casino, non parli con nessuno, non vivi la storia. No, vabbè, perché è confusione che ci è rimasta sotto per questo? Sì, vabbè, ce n'è, ma non è l'uso che fai quando ne abusi proprio. Cioè, ci devi farmi cagare addosso. No, no, ma guarda, io non ho mai conosciuto nessuno che non fosse tornato da un viaggio. Cioè, se proprio una botta grossa, ti vai a fare un bel giro e male che vada ti trovi a parlare con un albero. Bello, sarà. No, ma tranquillo, andiamo un assaggio. Proviamo. Vedi che fa bene. Becca. Vediamo che cazzo fa. E voi cosa fate dopo? Noi si pensava di andare in concerto, ma fa senti proibizionista. Cos'è sta concerto? Ciao, mi dai di più di famiglia? Ciao. Perdi tempo, eh? Come ti sembra passare? Bella di brutto. Questa Maria qua è fantastica, potesse darci anche un business. Ma che business? Il punto è proprio quello di smettere di pensare all'erba come un business, perché sono più soldi. Così ci vado sotto. Cazzo ne sai, se liberalizzassero le droghe leggere, molta più gente riuscirebbe a farsi stare molto più tranquillamente. Come ad Amsterdam, sono stato mio fratello quest'estate. Voglio andare anch'io, voglio aprire un bar. Ma cazzo si chiamano quei bar? Coffee shop. Coffee shop, lo chiamo Manuel. Così vendo l'erba come vuoi. Cazzo è che sul trip ancora non c'è salito? Oh, mi sa che il tuo amico qua ha fatto le chiacchiere, eh? Io un'ora che sto aspettando che mi salga sta cosa. Aspetta a dire. Dai, stasera provo io, raga. Vuoi che uncido? Vinci, ti rendi conto, una ragazza che ci offre un cido. Se non vuoi fumare, cido? C'è là dentro lei al bar. Vado a prendere lui, cazzo, prendere anche da bere. Tu vai di là al bar, sì. Ha ragione.
cioè alla fin fine perché devo essere io a boicottare di lei non venire? A me fa piacere che venga a dipingere. Vabbè. A me fa piacere portare chiunque a dipingere, basta che non sia un primo sì, cazzone, ma sai, è troppo bruciato. Anche quello che non è bruciato totale. Bruciato. Ma non è bruciato totale. Come no? Ma voi siete assolutissimi, ma perché dovete sempre pensare è bruciato e bruciato? Secondo te allora, se ci facciamo chiamare, hai visto che bordello che ha fatto questo? Ma ha detto pure che ha fatto un patto di cazzate. Minchia. Ma ha detto che ha fatto un pacco di cazzate. Cioè, hai visto? Ma cioè ti ha fatto un pacco di cazzate e più lo vuoi riportare magari? Almeno fatti sgamare da qualcuno che ci, cioè che sta, che c'entra qualcosa, che sta dipingendo, ma uno che non gliene ha fatto un cazzo, soltanto lì non ha fatto né il palo né un cazzo. Zero. Però alla fin fine io dipingermelo porto. Queste sono le bombole, un outline, questa è l'outline nera. Basta. Questa è mezzo vuota il rosso. No, mi serve. E qua ci sono colorazione e il rispettivo sfondo. Dai. Chiudeli qua. Che ore sono? No. E ora che va a fanculo. Ma che diciamo che si cappella a bombarli? Che ferite, brava. Dai, ho sentito, tagliati qua. Oh ragazzi, dobbiamoci dare luce qua, veloce. Dai, bello. Oh, ma dove cazzo è andato? Guarda. Bello, cos'è? Ciocco. Ma va, scampo. Nella storia, va, che... Dipingo in allegria. Ma lascia perdere, ma dopo t'abbiocchi. Tranquillo, io sono sotto... cioccolato, Io sono sotto THC sempre. E poi è il mio stile per bombardare. Lascia perdere, no? Ma tu fumi? No. Che cazzo di sale? No. Cazzo tu hai. Carissimo. Ma dove cazzo è tutto questo quello di fisso? Ma dopo ci fai sgamare. Sì, vabbè, ma dai. Oh, circotogni, Vediamo di stare tranquilli. Ma di qua entrate? Sì, si è entrato, si scavalca di qua. Posso dire anch'io? Ma basta, scemo, non ce lo voglio. Vabbè, vabbè, minchia, fatti i cazzi tuoi. Oh, ragazzi, dai. A me va bene, però devi essere veramente un ninja, devi essere sveglissimo, capito? Ragazzi, i vagoni sono quelli là in fondo. Bisogna stare attenti alla guardia che gira, ce ne dovrebbe essere soltanto una. E se ci beccano? Sì, senti sto gufo. Sono cazzi, ci beccano sono cazzi, questi qua sono degli esaltati di merda.